Intanto vi ringrazio dell'invito e vengo in pace, nel senso che non ho alcuna, ecco, intenzione di rompere o di urtare questo clima che un po' anche mi emoziona. Ecco, io vengo come educatore e condivido con voi questa passione, questo servizio. Mi faccio aiutare per mettere le mani avanti da un pensatore, non vi dico il nome, sennò comincio con il piede sbagliato e associate a qualche ricordo negativo, però un pensatore a me molto caro di tanti, tanti anni fa, classico, diceva: non è questa mia una scienza come le altre e non si può in alcun modo comunicare, ma come fiamma s'accende da fuoco che balza. E poi vive per se stessa, per gli altri, e di tre cose ha bisogno: di una vita vissuta in comune, dell'amicizia e della presenza di un maestro. Ho pensato a questo riferimento perché io oggi devo portare in parola una cosa che non si può in alcun modo comunicare. E però sono nel forse posto migliore per fare questo, perché io sento amicizia, io sono amico di alcuni di voi, ma soprattutto sento tra di voi un legame profondo. Sento che ci sono dei maestri tra di noi, ma soprattutto c'è un maestro, e sento che c'è della vita in comune che già è stata vissuta. Come fiamma s'accende da fuoco che balza. Forse quello che io non riuscirò a comunicare spontaneamente nascerà in alcuni di noi, se riesco a non ostacolare questo mistero di cui oggi vi voglio dare proprio qualche cenno. Prima di entrare vi lascerò solo delle parole, quindi in maniera anche spero intensa ma breve. Prima di entrare vorrei dare un senso a quello che sta succedendo. Erano i suoi ultimi giorni di vita e un padre disse ai figli: appena io avrò lasciato questa terra, voi andrete nel campo che abbiamo coltivato insieme per tantissimi anni. Non ve l'ho mai detto, ma dentro quel campo c'è una cosa che ho nascosto, c'è un tesoro. I figli, appena il padre morì, si misero a rovesciare quel campo. Lo ararono in un modo che mai avevano fatto prima e cercarono questo tesoro, un campo immenso, e lo cercarono per giorni, settimane, mesi e lo rivoltarono completamente e non trovarono alcun tesoro. E però quell'intima necessità che sentivano di doverlo arare continuamente per cercare quella cosa preziosa rese quel campo di una fertilità immensa, e quel campo restituì a quei figli tutto quello che avevano desiderato, più di quello di cui avevano bisogno. Ecco, io ho pensato che oggi venivo qui con voi perché ho un'intima necessità e che condivido con voi, almeno con moltissimi di voi, che è quella di arare con il pensiero il campo dell'educazione. Io non lo so se troveremo un tesoro. Quello che so è che ogni educatore, all'inizio di ogni anno in particolare, deve sentire questa intima necessità di arare con il proprio pensiero l'educazione stessa. E ci restituirà, lo sforzo che faremo nei prossimi 20 minuti, ci restituirà insieme a tutto il resto che faremo oggi, tanto, più di quello che ci aspettavamo quando questa mattina ci siamo alzati, e forse più di quello che desideriamo.
vi offro delle parole che hanno a che fare con questo movimento, con questi piedi che si mettono in viaggio. Noi siamo in viaggio da sempre, noi siamo sempre stati in viaggio. E non c'è stato un momento in cui ci siamo messi in viaggio, noi siamo in viaggio. E solo che questo viaggio non è un viaggio semplice, un viaggio straordinario, ma pensate che la prima cosa che abbiamo fatto quando abbiamo scoperto di essere in viaggio è quella di piangere. Esplorare, piangere uscendo da, quando noi siamo nati abbiamo pianto. Appena abbiamo cominciato il nostro viaggio noi siamo stati degli esploratori. Esplorare vuol dire piangere uscendo da. Ogni educatore, ogni persona che si percepisce in viaggio deve sentire dentro di sé che viaggiare è inizialmente trovarsi in una situazione nuova, in una situazione di fuoriuscita da una sicurezza. E questa situazione ha a che fare con emozioni intense, a volte piacevoli, a volte spiacevoli. Ognuno di noi è sempre stato in viaggio, e il viaggio ha avuto con noi, la prima emozione che noi abbiamo provato è stata un'emozione stranissima, di sentirci, di trovarci dentro qualcosa di estraneo, a volte di minaccioso. Ecco perché. È la paura, l'emozione fondamentale che ognuno di noi prova nel momento in cui sente, scopre, percepisce di essere in viaggio. Quando noi ci mettiamo in viaggio, sentiamo di essere di fronte a qualche cosa che ci può anche ferire, ci può minacciare. Volevo iniziare non in una maniera pessimistica, ma volevo iniziare pensando alla mia stessa vita. Io penso che lo scopo della mia vita sia quello di vincere la paura che sento mentre sto percorrendo questo viaggio. La natura stessa lo sa e ha fatto tre cose per me, che sono le tre cose che io vi suggerisco di fare come educatori. Poiché la paura è qualcosa di fondamentale, che in un certo senso mi serve per vivere, però a volte blocca nel mio viaggio. Io ho pianto quando sono uscito da mia madre, per questo sono un esploratore. Esplorare è piangere uscendo da, perché stavo meglio prima. Allora la natura, che sa che invece io devo piangere per compiere il mio viaggio, ha fatto tre cose. La prima, ha fatto in modo che io, come essere umano, l'ho scoperto un po' alla volta, ma io sono stato pensato. La prima cosa che un educatore può fare nei confronti dei suoi ragazzi, ma che può fare per se stesso prima di tutto, è di sentirsi pensato. I nostri ragazzi riducono le loro paure se si sentono pensati da voi. Guardate che sentirsi pensati è decisivo per ognuno di noi. Io avevo una paura boia di mettermi in viaggio, ma mi sono sentito pensato. Ho sentito che c'era qualcuno che mi portava nella sua mente. Adesso io non ho il tempo. Nessuno di noi ha il tempo di approfondire questa espressione, ma sentirsi portati nella mente di qualcun altro significa sentirsi contenuti, significa sentirsi non imprigionati, ma significa sentirsi rassicurati. Ognuno di noi ha ridotto la sua paura perché si è sentito pensato. Ma per sentirsi pensati bisogna che ci sia una mente che è più grande della mia mente.
E quando è che voi entrate in simmetria e quindi entrate in difficoltà, in conflitto con i vostri ragazzi? Quando la vostra mente non riesce a contenere la mente dell'altro. E invece l'educatore è misericordioso nella misura in cui deborda la mente del suo ragazzo. È più grande della mente del suo ragazzo. Non poco più grande, un poco più grande. Più grande. La seconda cosa che la natura ha fatto per me, per ognuno di voi, quando siamo venuti al mondo e abbiamo cominciato a muovere i primi passi, noi siamo stati sentiti. Non basta sentire che sono pensato, io devo sentire che sono sentito. Cioè è come se ci fosse qualcuno là fuori che sente quello che io sto sentendo. È come se ci fosse qualcuno che è connesso con i miei bisogni fondamentali, fondamentali. La natura ha fatto questo. C'è stata una madre che ha agganciato con lo sguardo i nostri occhi, ci ha agganciato alla vita e ci ha promesso che noi saremmo stati sentiti nei nostri bisogni fondamentali. E la promessa è: io ci sarò, io ti sentirò, sarò in grado di soddisfare ciò di cui tu hai bisogno. Sentirsi sentiti vuol dire sentirsi connessi profondamente con un altro essere umano. È esattamente la traduzione della parola misericordia nella tradizione ebraico-cristiana. Essere misericordiosi significa sentire nelle viscere, sentire con le viscere. Perché guardate che c'è un sentire finto, c'è un sentire mieloso, c'è un sentire, diceva il grande Heidegger, c'è un prendersi cura incurante. E quanti educatori si prendono cura e comunicano discura? Ecco allora quanti adulti, quanti genitori, quanti insegnanti. La seconda cosa che la natura ha fatto in modo che ci fosse qualcuno che sente ciò che stiamo sentendo. E questo è un altro modo per pensare alla misericordia che l'educatore vive per se stesso e vive per gli altri. Ma poi nella mia vita, forse nella vita anche di alcuni di voi, io mi sono sentito non solo inadeguato, ma io mi sono sentito di tradire questa persona che sentiva quello che sentivo, mi sono sentito di tradire quello che l'altro mi stava offrendo e mi sono sentito degno di essere messo da parte. Ci sono stati dei momenti in cui mi sono sentito non all'altezza dei miei educatori, non all'altezza dei miei maestri. Mi sono sentito piccolo, mi sono sentito bisognoso di essere punito. Non sto parlando del senso di colpa patologico che uno può avere in relazione a. No, mi sono sentito a volte bisognoso di dover pagare per una cosa che ho commesso. E nella mia vita è successo che di fronte a questo sentimento, qualche volta io ho trovato qualcuno più grande di questo mio sentimento. Ho trovato qualcuno che, pur nella giustizia, facendomi andare a vedere e a vivere le conseguenze delle mie azioni, è riuscito a contenere anche la mia colpa. Io ho sentito nella mia vita la misericordia della riparazione. Ho sentito che c'era qualcuno ogni tanto talmente più grande che debordava il mio giusto sentimento di essere, come dire, anche punito. Delicato questo passaggio, è molto delicato, ma la misericordia ha a che fare anche con una tenerezza abbracciante che a volte ci sconvolge e che quando tu la vedi agita dici questa è ingiustizia. E invece c'è una forma di tenerezza
che supera qualsiasi nostra logica. Io ho bisogno di qualcuno che esca da se stesso e mi senta profondamente. Questo vince parzialmente le mie paure. Penso a me stesso. Se ognuno di voi pensa a se stesso, deve prima entrare in contatto con questa paura fondamentale e ditemi se non è vero che ognuno di noi nella vita è entrato in contatto con qualcuno che l'ha pensato, che l'ha sentito, che l'ha perdonato. Solo se l'educatore entra in contatto con la sua vita e con queste dinamiche, perché funzioniamo un po' tutti così, è in grado ad un certo punto, che è il motivo per cui siamo qui oggi, di dire a se stesso: ma potrei essere io questa persona, potrei essere io colui che pensa e contiene la mente di qualcun altro, potrei essere io quello che sente, potrei essere io quello che ha una tenerezza debordante. Concepisco l'educazione come un'opzione fondamentale che una persona fa ad un certo punto della sua esistenza ed è legata a questi tre aspetti. Quando? Non qualche volta. Quando io ti penso, quando io contengo i tuoi pensieri, contengo il tuo disordine, il tuo caos, quando io sento quello che stai provando, quando io in un'ora alla settimana, oggi, in due, tre momenti, quando sono educatore, quando ho i ragazzi davanti. E questo è un passaggio fondamentale. L'educazione non è un'attività particolare. L'educazione non è un momento nella vita di una persona, non è un vestito. L'educazione è un modo di concepire l'esistenza. L'educazione è uno stile, è un modo, è una scelta fondamentale che una persona fa di concepire l'esistenza stessa. La mia esistenza la concepisco in questo modo, faccio dell'educazione il modo in cui io sto al mondo ed è il modo che, tra le altre cose, c'entra con il sentire, con il pensare e con il perdonare. Io vi invito a pensarvi come educatori, non in un momento della vostra vita, ma come modo di concepire la vostra vita stessa. E lo dico a voi perché abbiamo oggi tanto bisogno nelle nostre scuole, nelle nostre università, nel nostro lavoro, nella nostra vita quotidiana, di persone che concepiscono l'educazione come un fattore generatore della società. Perché se tu credi nell'educazione e vivi dell'educazione, se tu vivi dell'educazione, allora tu credi che l'educazione può mettere in moto la trasformazione di questa società. Quando dico fattore generatore vuol dire che l'educazione può essere quel quid che mette in moto le persone perché possano avere fiducia, che possono essere diverse da quello che in quel momento sono. Non perché non ci vadano bene come sono, ma perché ognuno di noi è in viaggio e l'educazione non è nient'altro che sciogliere ciò che è stagnante per rimettere in viaggio le persone. Ecco allora che quando io devo contenere i tuoi pensieri, quando devo sentire quello che senti, quando ti devo perdonare, non quando faccio l'educatore, ma perché sono vivo. Hai un minuto? Beh, adesso, questa è la misericordia del tempo. Che cosa significa concretamente? Vuol dire esserci. Non esserci
dimenticando se stessi, ma esserci. E i ragazzi oggi hanno bisogno della nostra misericordia del tempo. Misericordia è qualcosa che deborda, è qualcosa di talmente grande che va oltre le nostre categorie. Misericordia è un modo di stare al mondo che non può essere misurato. La misericordia è qualcosa di smisurato. Ma allora noi oggi sentiamo come educatori che i nostri ragazzi hanno bisogno del tempo nostro. Hanno bisogno di un adulto che si fermi e dia loro tempo. La misericordia del tempo, ve la offro. Pensateci. Hai un minuto? Sì, dopo. Hai un minuto? Sì. Professore, ha un minuto? Sì. Ha un minuto? Sì. La misericordia del tempo. C'è anche una misericordia della parola. Cioè c'è un modo di stare al mondo concependo l'educazione proprio come uno stile di vita. Ce l'ha? Un minuto? Sì. Per cosa? Avrei bisogno di dirti qualcosa. Avrei bisogno di parlarti. C'è una misericordia della parola. E per parola qui io intendo c'è una disposizione dell'educatore misericordioso che non solo ascolta, ma anche offre la sua parola. La misericordia della parola è un esserci sempre, ma anche un esserci come persone che stanno raccontando qualcosa. Allora io sono misericordioso nella parola non solo perché ascolto la tua parola, ma perché sono una parola. Quindi non solo io ti ascolto, non solo ascolto quello che hai da dirmi, ma io sono una parola. E lo sono più di quello che posso anche pensare. Misericordia della riparazione. Prof, io vengo dal mondo della scuola, in questo momento un po' meno, il mondo dell'educazione nel servizio dentro la Chiesa, ed è quello che in questo momento sento di più. Ma sei arrabbiato? Certo che sono arrabbiato, ma mai restare arrabbiati perché sia l'altro, dentro una relazione asimmetrica di tipo educativo, che sia l'altro che deve sempre venire. Perché così purga, perché così impara. C'è una misericordia della riparazione che impone all'educatore di fare il primo passo, che impone all'educatore di esprimere disponibilità alla riparazione. Ci sono rotture benigne e ci sono rotture nocive. Le rotture benigne sono quelle che tu provochi per smuovere. Le rotture nocive sono quelle che accadono e che feriscono reciprocamente. Dentro una rottura nociva riparare sempre, prima che si può, mai immediatamente. Prima che si può riparare, mai immediatamente, perché il corpo viene su più lentamente della mente. E quindi quando volete andare a riparare una rottura che ha ferito reciprocamente, bisogna che il corpo sia tornato ad essere in armonia con la mente. Io sento che ti ho ferito, ti abbraccio per chiederti scusa, ma nel momento in cui ti abbraccio ti dico scusa, ma le braccia dicono rigidità, dicono ancora che non sono tornato su. Eccoci qua. Siamo messi in moto, siamo all'inizio di un anno, ci stiamo mettendo in cammino. Voi siete degli esploratori e siete esploratori dell'animo umano. Ci sono esploratori che partono davvero, ci sono esploratori che partono per finta. Allora la prima cosa che volevo suggerirvi è valutate che per partire bisogna tagliare.
Voi chiederete ai vostri ragazzi di partire, chiederete ai vostri ragazzi di mettersi in moto con la loro vita, scioglierete certi nodi con loro, ma per partire veramente bisogna abbandonare. Partire è fare delle parti, è tagliare. Ci sono molte persone alla nostra età, ad esempio, la vostra età, che sono ormai quasi adulte, ma non hanno ancora tagliato con l'infanzia o l'adolescenza. Ci sono adolescenti che non hanno tagliato con la loro infanzia. Ci sono alcuni di voi che sono entrati dentro una relazione nuova, ma non hanno tagliato quella vecchia. Ci sono molte persone che si pensano in viaggio, ma sono dentro un'illusione, una bolla. Allora, una cosa che volevo dirvi, happy feet, sì, ma per prima dell'happy bisogna che ci sia il taglio. Bisogna che ci sia una separazione, un abbandono. La mente nostra funziona così. Dentro non c'è, ci può stare tutto. Bisogna che la mente, sì, ogni tanto faccia un po' di abreazione. Bisogna che si risistemino i mattoni e bisogna lasciare andare. Voi non potete continuare a mettere dentro tutto, bisogna anche togliere. Come, adesso il tempo passa, ma come quando sistemate qualcosa. Non ci sta niente, ma se lo risistemate in un altro modo ci sta tutto un po' meglio. Però a un certo punto qualcosa dovete tirare via. Per partire bisogna abbandonare. Voi vi stupirete perché i vostri ragazzi non cambiano. Non cambiano perché non hanno il coraggio di lasciare. Ed è un'esperienza cognitiva, emotiva, un'esperienza che riguarda tutta la persona. Adesso noi non stiamo facendo formazione, ma se avessimo tempo, ore, giorni, facessimo un po' di formazione, ci sarà un momento in cui qualcuno di voi sarà costretto a sostituire una cosa che pensava con un'altra. E farà questo gesto, prenderà in mano una roba che ha vicino o simile. Perché? Perché la nostra mente ha bisogno di sostituire qualcosa con qualcun altro, però soffre. E all'inizio non vuole. Noi non vogliamo lasciare andare. E per questo stringiamo, quando sentiamo che qualcuno ci sta facendo cambiare un costrutto. Stringiamo. I vostri ragazzi stringono, non stringono le penne, non stringono i pennarelli, non stringono, stringono in un altro modo. Allora, esploratori dell'animo, voi vi state per mettere in marcia, ma non fatelo per finta. Voi testerete il terreno. All'inizio andrete avanti un po' cauti, magari ci saranno momenti in cui vi fermerete, ci saranno altri momenti in cui correrete, ci saranno momenti in cui i vostri compagni di viaggio vi metteranno delle pietre dentro lo zaino. I ragazzi stessi vi metteranno delle pietre. Guardate che dobbiamo uscire da questo alone romantico per cui uscire verso l'altro per sentirlo, per pensarlo, è una cosa bellissima. È una cosa bellissima se è pensata, arata, come stiamo facendo. Uscire verso l'altro è anche molto rischioso, perché ti mettono le pietre. Gli altri stessi rischiano di. Allora, che cosa farà l'educatore che ha un po' di tempo per pensare? Sa che le pietre che nello zaino lo stanno affaticando, sa che quelle sono proprio le pietre che prenderà per attraversare il guado. Si metterà le pietre dentro il fiume e tutti si fermeranno, mentre lui userà le pietre per attraversare, dove tutti hanno paura di farlo. Allora ci saranno momenti belli, ma ci saranno momenti anche in cui voi dovrete fermarvi e dovrete, affaticati, recuperare un po' di energia. Non buttate via niente nel vostro viaggio, soprattutto le pietre più pesanti. Non
buttate via le ferite, le umiliazioni, perché saranno quelle che vi serviranno quando tutti avranno fatto il loro viaggio e voi invece a un certo punto vi domanderete: e a me chi è che pensa? Questo non è. Perché alla fine tu sei solo. Non sta tanto bene nei nostri contesti. Ognuno di noi alla fine è solo. Solo, non ho detto isolato, ma solo. E quindi oggi io sono anche emozionato. All'inizio ho detto: ma no, c'è tanti, siete tanti, tantissimi. Siete una potenza, ma alla fine il viaggio ognuno se lo fa da solo. Ecco perché prima vi dicevo: tienti strette le pietre che ti stanno appesantendo, perché sono proprio quelle che ti serviranno quando ti sentirai e capirai che sei solo. Solo, ho detto. Non ho detto isolato. Che c'è una solitudine, come il colesterolo, c'è una solitudine buona e una solitudine cattiva. Questa è una solitudine buona. È la capacità di stare presso di sé in presenza d'altri. Questa è la solitudine buona. È la capacità di stare soli in presenza d'altri. Ci sono persone che invece non sono capaci di stare soli in presenza d'altri. Sono capaci di stare da soli, neanche da soli. Ci vuole molto coraggio, non si vede là in fondo, ma là sopra c'è un rifugio, si chiama rifugio Paier. Ogni volta che lo faccio mi domando, quando sono lì da dove ho fatto la foto, ma dov'è il sentiero? Io non sono un alpinista, sono anche un po' pesantito, sono in un momento in cui mi si alza la pressione, quando arrivo al Tabaretta, che è a metà, di questo qui non si vede ma è là a destra, sono a metà. Quando io da giù guardo su, dico: non è per me. Quando ero giovane lo facevo di corsa, da bambino lo facevo di corsa. Adesso no. Adesso ci vuole molto coraggio per pensare al proprio viaggio, soprattutto quando vedi la meta, quando immagini la meta. Ecco l'educatore. L'educatore pensa che i suoi ragazzi possano fare più di quello che essi stessi pensano di poter fare. Questo vuol dire misericordia. Vuol dire che io ho fiducia in te più di quanto tu abbia in te stesso. Vuol dire che io ti penso per come potrai essere rispetto a come sei e penso più di quello che tu riesci a pensare, perché ognuno di noi è quello che altri hanno pensato, hanno desiderato, hanno avuto fiducia che diventassimo. Ve lo ripeto, ognuno di noi è quello che altri hanno avuto fiducia che diventassimo. Io sono stato pensato, sognato da qualcuno. Ecco che allora ci vuole tanto coraggio per mettersi in viaggio, perché non si vede il sentiero. Tu vedi però il rifugio. Quando tu arrivi su, ti succede una cosa che non è questa mia una scienza come le altre, non si può in alcun modo comunicare, è come fiamma s'accende da fuoco che balza. E ti succede che provi una gioia debordante, che ti fa muovere, ed è una gioia che è una scarica, è una cosa che non si può spiegare. Quelli che si occupano di queste robe la chiamano flow. Per noi è una roba che ha a che fare con la beatitudine. È comunque una cosa molto simile, nell'uno o nell'altro caso. È la sensazione fisica, e non solo fisica, di essere arrivati a qualche cosa che ha a che fare con il compimento.
perdi la percezione del tempo? Hai la sensazione netta che stai facendo, hai appena fatto una cosa grandissima? Lo sai? E soprattutto quello che hai fatto è qualche cosa che ti lascia una sensazione di pace profondissima. Quando tu arrivi alla meta, tu lo senti. Ed è qualche cosa che non si può spiegare. Io vi auguro di fare in modo che la vostra meta sia ogni istante della vostra vita, che in ogni istante voi sentiate che avete fatto una cosa grande, che sapevate come si fa. Vi auguro di perdere la percezione del tempo mentre fate educazione, mentre siete educatori. È una cosa che nel nostro linguaggio si chiama gioia. Ed è l'augurio che desidero farvi pensando alla misericordia come educatori. Abbiate coraggio di mettervi in moto, perché la gioia è una roba che non si può spiegare. Vi ringrazio della pazienza che avete avuto.